nostre mani. Alleluia. Signore, grazie, grazie Padre Santo, ancora ti vogliamo affidare il tuo servo, Signore Dio Padre. Signore, ti affidiamo la sua vita, Signore, affinché tu possa renderlo un canale libero da ogni contaminazione, Signore Dio Padre, affinché il tuo servo possa parlarci da parte tua questa sera. Ungi le sue labbra, ungi il suo cuore e, Signore, fa che possa la tua parola trovare dei cuori assetati di te. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Lodato sia il nome del Signore. Amen. Il Signore è buono e la sua bontà dura in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. È meraviglioso poter fare non solo un culto al Signore, ma per dare gloria a Lui in ogni tempo. In questa mattina Dio ci ha benedetto tantissimo lì a Napoli, dove il Signore ha parlato tanto al nostro cuore. E una parola che lo predicai venerdì a Napoli è rimasta proprio nel mio cuore, ma solo la frase della parola che io ho detto, no? Che io ho detto, io non sono in vendita. E quella parola è rimasta veramente nel mio cuore, perché chi sta nella presenza del Signore non si può mai vendere, non si può mai cedere alle cose di Satana. Volevo chiedervi di aprire la vostra Bibbia nel libro del Levitico, libro della legge del Signore. Non so se lo Spirito Santo mi farà raggiungere l'orario della fine, perché questo è un messaggio molto corto ma di molta potenza. Può darsi che lo Spirito Santo ci fa andare fino alla fine di questo culto, ma quando Dio dice fino a qui, io vado fino a quel punto del messaggio. Se il Signore ci chiede di avanzare, io vado fino a mezzanotte, amen? Oh, l'ho preso, sta in diretta, eh? Se lo Spirito Santo mi prende fino a mezzanotte, io vado, amen? Oh, la Chiesa sta con fede oggi. Amen? Aprite la vostra Bibbia nel sesto libro di Levitico, cioè nel capitolo 6. Alleluia. Noi vogliamo parlare in questa sera di santificazione. E la santificazione in questa sera noi vogliamo parlare attraverso di tre cose molto importanti: sangue, cenere e fuoco. Il sangue, la cenere e il fuoco. Logicamente, mo sto parlando, se come parlo di Levitico, io parlerò dell'altare dell'Antico Testamento, che oggi rappresenta l'altare della nostra propria vita. Amen? Voglio chiedervi il massimo della vostra attenzione, nonché anche la vostra disponibilità di pregare, continuare a pregare per la mia vita, perché sapete, quando noi stiamo predicando la parola di Dio, è come una freccia direttamente al nostro cuore. E qualunque persona, pastore, presbitero, evangelista, diacono, fratelli, sorelle, sta predicando la parola, queste frecce che esci da qui attraverso la parola di Dio, c'è un solo modo di non trovare il posto sicuro o la terra giusta: se noi non abbiamo l'attenzione e non intercediamo per quello che sta predicando. Quindi molte volte noi pensiamo che il fuoco uscirà dall'altare, ma prima che il fuoco arrivi nell'altare era la persona che portava il fuoco nell'altare. Amen. Quindi se vogliamo essere preso dallo Spirito Santo, se vogliamo vedere veramente la gloria dello Spirito Santo nella nostra vita, siete voi che devi mettere fuoco sull'altare. Amen. Amen. Gloria a Dio. Capitolo 6 di Levitico, dal verso numero 7, leggerò fino al verso numero 11. Alleluia.
Gloria a Dio. Ho sentito la mancanza di mio accompagnante qui a fianco a me. Io guardo qua dietro e non ho visto. Eh? Amen. Se lui dopo ritorna, io accetto l'accompagnamento. Verso numero 7. Questa è la legge dell'oblazione. I figli di Aaroni la offriranno davanti al Signore, di fronte all'altare. Si prenderà una manciata di fior di farina con il suo olio e tutto l'incenso che è sull'oblazione, e si farà bruciare ogni cosa sull'altare come sacrificio di profumo suave, come un ricordo per il Signore. Aaroni e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell'oblazione e si mangerà l'asimo in luogo santo. Lo mangeranno nel cortile della tenda del convegno. Non li si cuocerà con lievito, e la parte che gli ho data loro dei sacrifici per me, consumati dal fuoco, è una cosa santissima, come il sacrificio espiatorio e come un sacrificio della colpa. Ogni maschio tra i figli di Aaroni ne potrà mangiare, e la parte dei sacrifici consumato dal fuoco per il Signore, assegnata a voi per sempre, di generazione in generazione. Chiunque toccherà quelle cose sarà, toccherà in quale cosa? Sono tre cose che il Signore ha messo sopra l'altare: il sangue, il fuoco e le cenere. E qui sta parlando che di generazione in generazione, chiunque toccherà in quelle cose sarà santificato. Se guardiamo oggi l'altare, non c'è più bisogno che si sacrifichi un animale tutti i giorni, come prima, perché il sangue era versato per il perdono dei peccati. Il sangue era fatto per un sacrificio giornaliero, cioè ogni giorno si pagava per un prezzo dei peccati di Israele, e una persona entrava nel suo turno e sacrificava le cenere sue, erano messe lì davanti gli incenso, i profumi. Dopodiché, quando quello sacerdote usciva dalla presenza del Signore, che è l'altare che si bruciava questo incenso, lui comunicava attraverso il sangue che era versato davanti ai principi di Israele il perdono dei loro peccati. E credetemi, ogni giorno si doveva fare questo perpetuamente. La mia Bibbia, c'è una traduzione di 2006, ma è una traduzione che lo prendo molto di modo superficiale, diversamente della Thompson, della Diodati. La traduzione del capitolo 12-13, che è molto più potente, dice nei versi successivi, i 12-13, che il fuoco arderà continuamente sull'altare. Nella nostra traduzione non dirà, ma nella traduzione più vicina a quella originale dirà: il fuoco arderà continuamente sull'altare. Voi vedrete che nell'altare l'unica cosa che rimaneva accesa era il fuoco. Perché il fuoco soltanto rimaneva acceso? Quando Dio va da Mosè, che cosa gli ha attratto? Il fuoco. Ma non è attratto il fuoco che bruciava quello, diciamo, quel pruno. Era piccolino quel pruno. Il problema è che il pruno era fatto in modo particolare che si bruciava subito per il deserto. Solo che quello che ha chiamato attenzione a Mosè era che il pruno non si spegneva. Quindi ci sono tre cose che santifica la nostra vita, ma una cosa rimane nella nostra vita, e io voglio dare il significato di questo affinché noi possiamo santificare noi stessi come un altare di sacrificio al Dio eterno. Amen. Non che dobbiamo bruciare ora,
non che dobbiamo metterci di nuovo davanti al fuoco, no. E noi chiediamo: Signore, brucia dentro di me, brucia col tuo fuoco. Ma nonostante il fuoco entra prima nell'altare, la cosa che si deve fare come primizia è sacrificio. E non esiste sacrificio senza sangue. E la prima cosa era il sangue dell'animale immollato che era messo davanti al trono di Dio. E io voglio dire una cosa molto importante. Nei versi qui 6 e 7 dice che il fuoco doveva essere mantenuto, no? Sull'altare e non si doveva spegnere. La legge dell'oblazione, cioè la legge del sacrificio per la santificazione, è una legge che spiritualmente fino ad oggi funziona, ma funziona nel regno spirituale. E molte volte noi pensiamo che sacrificio è andare lontano a fare qualcosa. Sacrificio magari è in un giorno di pioggia venire in chiesa. Sacrificio magari è un giorno di agosto in un caldo pazzesco venire alla casa del Signore e sopportare un po' di caldo. No, no, questo non è sacrificio. Non esiste sacrificio se non c'è sangue. E non dico ora il sangue di animale, ma un sangue umano. E la Bibbia dice che uno è venuto per poter pagare per il prezzo del sangue versato. E dice la parola di Dio che quando Gesù scende, il proprio Giovanni il Battista, quando vede Gesù scendendo per il battesimo nel Giordano, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù sacrifica la sua propria vita versando un sangue puro, affinché ognuno di noi potessimo essere sacrificati anche nello spirito. Sapete che ogni cosa che Gesù ha fatto fino alla croce noi lo faremo, anzi non solo fino alla croce, fino al sepolcro, perché fino alla resurrezione noi lo faremo anche una resurrezione. Quando noi facciamo il battesimo moriamo e quando ci alziamo alziamo un'altra persona, seppelliamo il vecchio uomo e c'è una rinascita nella nostra vita. E dice la parola di Dio che nel momento in cui questo olocausto era fatto, il sacerdote entrava, sgozzava l'animale, raccoglieva il sangue e dopo l'animale era messo nel fuoco. Sapete, c'è una cosa molto importante, fratelli amati, che si faceva volontariamente. Prima che si uccidesse un animale, per poter versare il sangue di quell'animale, e questo sta scritto nell'Esodo, che il sacerdote imponeva le sue mani sulla testa dell'animale. Guarda che cosa importante. Perché prima si imponevano le mani sulla testa dell'animale? Perché in quel momento il sacerdote stava trasferendo il peccato del popolo all'agnello. Gesù ebbe un'opportunità di avere un'imposizione di mani, ma non è stato una mano piena d'olio e di profumo che lo ha toccato la fronte. La Bibbia dice che quando un agnello veniva posto le mani sulla sua testa, quell'agnello non poteva gridare, perché se l'agnello gridasse non era degno di essere sacrificato. E la Bibbia dice: come una pecora muta, lui andò fino alla croce senza dire niente. Solo che il sacerdote lì in quel momento non gli ha messo l'olio, hai messo una corona di spino. Hai messo una corona di spino, che ogni spino
aveva 5 centimetri che si è stato messo nella sua testa. E lui sanguina in quel momento, ma non dice nemmeno una parola. Quel sacrificio è valido fino a oggi, fratelli. A volte noi abbiamo bisogno di ritornare non al passato, ma all'origine dell'Evangelo. Vangelo è sacrificio. Vangelo non è soltanto il fuoco e il potere, ma prima di arrivare del fuoco e del potere c'è sacrificio e c'è sangue. Ancora oggi l'Italia è macchiata di sangue innocenti di Roma, di persone che furono sacrificate e cantavano nel momento in cui stavano morendo verso il Signore. La Bibbia dice che il sangue è quello che dà la testimonia di Cristo. Egli si è sacrificato. E quando i santi del Signore andavano nel circo di Nero a Roma, e quando i carri entravano a Roma, quando le persone importanti entravano nell'ingresso di Roma, vedevano tutti i credenti, tutte le torce umane che bruciavano all'ingresso di Roma, che cosa era quello? Era sacrificio. E lo sai perché loro si sono fermati? Non ci sono fermati perché non c'erano cristiani. Ci sono fermati perché quando si uccideva un cristiano e il sangue toccava nella terra, era come un seme, alleluia. La Bibbia dice: se il seme che cade a terra non muore, non può germogliare. Ogni cristiano morto nell'arena gli sversava altri 100 cristiani. E Nero non ha avuto più il potere di fermare. Perché quanto più uccideva loro, loro cantavano in mezzo a quello palo, morendo vivo, essendo bruciato. E noi abbiamo bisogno, fratello amato, di predicare una santificazione, di un evangelio puro, di un evangelio che vuole veramente sacrificare il sangue non solo di Cristo, ma il nostro sforzo, il nostro andare e venire. Dice la parola di Dio: non conformatevi a questo mondo, non conformatevi, non sia alla conformità di questo mondo, non andate nella via di questo mondo. Qui non sta dicendo che non dobbiamo godere le cose in questo mondo, ma la Bibbia dice che non dobbiamo stare nel sistema di questo mondo. Io dipendo dal sistema, ma non credo nel sistema. Perché tutto c'è un sacrificio. Il sacrificio è costato sangue. Oggi una persona per andare con uno scarpe marcato, quando arriva nella nostra casa, arriva perché abbiamo avuto, grazie a Dio, la possibilità di andare lì e comprare, ma se tu vai nella fabbrica loro, 99% non sono qui in Italia, stanno nell'India, nel Bangladesh, nella Cina. Ci sono bambini da 5-6 anni che stanno lavorando, fabbricando vestiti, perché oggi arrivi qui in Europa e noi possiamo comprare. C'è sangue versato in quello che vestiamo, c'è sangue versato in quello che mettiamo sulla nostra, sui nostri piedi. E noi abbiamo bisogno di santificare questo altare. A volte le persone domandano: ma pastore, tu non ti stanchi? Certo che mi stanco. Mi stanco. Ma posso stancarmi, ma non mi fermo. Perché se ci fermiamo, noi saremo come quei discepoli che dormirono davanti a Gesù quando stava lui sacrificando sangue e acqua. Sai perché Gesù stava versando sangue e acqua insieme? L'acqua nell'Antico Testamento serviva per la purificazione e il sangue serviva perché? Per la santificazione. Gesù stava dicendo: io non solo purificherò quello popolo, ma io pagherò prezzo.
Quando Gesù non morì nel Nuovo Testamento, Gesù morì nel Vecchio Testamento. Quindi la legge in quel tempo correnti era la legge di Mosè, Gesù doveva morire per la legge di Mosè. E quando lui versa acqua e sangue, in quel momento, quando un sacerdote entrava, le sue mani dovevano essere lavate. Il sacrificio è stato nella croce, ma l'offerta è stata nel Getsemani. Quindi quando noi parliamo di offrire un sacrificio a Dio, per favore non collegare il tuo e il mio sforzo con sacrificio, perché il mio e il tuo sforzo non è niente. No, venire alla casa del Signore anche tutti i giorni non è un sforzo, non è un sacrificio. Sacrificio è l'offerta che noi facciamo dopo di questo. Sacrificio è quello che dice Isaia 53, quando Dio, hai visto quello, si è gradito, si è compiaciuto di quel sacrificio. Per le sue lividure sono stato guarito. Egli portò su di sé. Sai che cosa vuol dire? Che quando Dio ha visto quello sacrificio, lui si è compiaciuto di me e di te, e si è compiaciuto del suo figlio. Il sacrificio è la prima cosa che noi abbiamo bisogno di fare. Ricordatevi che io ho detto che prima le mani erano poste sulla fronte e l'animale non poteva gridare. Io vi voglio dare un consiglio. Un consiglio da pastore, da servo. Non tutti possono mettere la mano sulla tua fronte per pregare. E non alzi le tue mani sulla fronte di qualcuno per pregare senza sapere il significato di questo. Perché se prima eri trasferimento dal peccato a quella persona, se il sacerdote era in peccato, la pecora gridava e non accettava. E quello giorno doveva saltare il sacrificio. E io voglio dire una cosa, è molto importante imporre le mani. È molto importante ricevere l'imposizione di mani. Ma la Bibbia parla che l'imposizione di mani viene fatta da una persona che ha autorità. E per favore, nel nome di Gesù, aggiusti il tuo altare prima di imporre le mani. E se qualunque persona impone le mani a te, se il tuo altare è santo, tu sarai santificato. Seconda cosa, il verso numero 10 parla di una cosa molto importante. Non lo si cuocerà con lievito. Là stava parlando del pane. E la parte che ho dato a loro del sacrificio per me, consumato dal fuoco, è cosa santissima, come sacrificio espiatorio, come il sacrificio per colpa. Tutto quello che era sacrificato dentro alla tenda si era consumato dentro della tenda. Allora la seconda cosa molto importante è quando parla di cenere. Cenere significa peccato, umiliazione. Lo sai perché molte volte si doveva pulire l'altare ogni volta che aveva un sacrificio? Perché una parte della cenere dell'animale era messo su turiboli e mischiato al profumo. Guarda com'è importante l'altare della tua vita. Una parte della cenere era messo dentro al turibolo, gli era preso dall'altare un fuoco che, mischiato al profumo, saliva un profumo verso il Signore, e il Signore odorava, il profumo rappresentava l'intercessione.
La cenere rappresentava il peccato. E quando Dio ascoltava o odorava quella preghiera verso di lui che saliva, lui lì perdonava o no il peccato. Ogni volta che tu ti presenti davanti al Signore, sappi che tu hai sempre da scuotere qualche cenere di dosso. Ogni volta, pastore, ogni volta che noi ci presentiamo davanti al Signore, c'è ancora le cenere per scuotere. Sì, perché la universalità del peccato non si allontanerà mai dalla nostra vita. La Bibbia dice in Romani 3:23: tutti hanno peccato e sono stato privo della gloria di Dio. Nel capitolo 5 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù, il nostro Signore. E quando il sacerdote prendeva una parte per sacrificare, la cenere che restava sotto l'altare di bronzo doveva essere raccolta e messa fuori della tenda e lontano dalla città. Sai che vuol dire questo? È dentro della tenda che noi saremo trattati. È dentro della tenda che dobbiamo scuotere i peccati. A volte noi ci allontaniamo della casa di Dio, a volte noi ci allontaniamo della tenda, della chiesa, della come dice anche la parola di Dio in Galati, che alcuni si allontanano della comune adunanza. Non possiamo allontanarsi dalla comune adunanza. Abbiamo bisogno di stare insieme. E molte volte saremo noi a scuotere gli uni degli altri la polvere da dosso. Perché ogni volta che la polvere toccava le vesti dei sacerdoti, la Bibbia dice che il sacerdote doveva cambiare le vesti prima di entrare nel luogo santissimo. Ogni giorno abbiamo bisogno di cambiare le vesti spirituali. Ogni giorno. Non c'è un santo giorno che non abbiamo bisogno di cambiare le nostre vesti spirituali. Per più che possiamo essere spirituali, per più che possiamo fare digiuno, preghiera, consacrazione, la nostra santificazione viene nel cambiare sempre le nostre vesti. Lo sai perché i fratelli di Giuseppe avevano gelosia di lui? Perché quando suo padre gli ha dato una tunica che il manico avevano 7 colori, Giuseppe non cambiava la tunica. Allora i fratelli vedevano: ma perché Giuseppe non pecca? Perché Giuseppe non pecca? Loro avevano rabbia del suo fratello. Perché? Perché lui vestiva sempre, e la prima cosa che i fratelli hanno fatto fu togliere da dosso la sua tunica. E che cosa hanno fatto? Li hanno macchiato di sangue. Per il padre, sai che cosa ha immaginato? Il mio figlio ha peccato, è una fera, è una bestia, li ha mangiato, li ha divorato. Spiritualmente è la stessa cosa, quello che succede quando noi ci vestiamo della vestimenta sacerdotale, le vesti reali di santificazione della nostra vita. Noi siamo protetti del crimine di sangue, cioè il peccato. Per questo noi abbiamo bisogno di scuotere sempre di noi la cenere. Una parte della nostra cenere va al Signore, perché noi abbiamo bisogno di ogni giorno riconoscere i nostri peccati. Ogni giorno. E quello che rimane, il Signore dice, butta nel mare della dimenticanza. Dimentica. Pastore, ma io ieri ho peccato, e a volte noi andiamo da Dio, sai così? Signore, ieri ho peccato. Hai chiesto perdono ieri? Allora Dio ti domanda: ma di cosa? Qual è stato il tuo peccato? No, Signore, ti ho confessato. Il Signore dice: però io non mi ricordo più, perché già l'ho messo nel mare della dimenticanza, l'ho creato io il mare della dimenticanza. E stamattina ho peccato contro il Signore, ho chiesto perdono, ma in questa sera, Signore, voglio ricordare che il Signore dice: ma di cosa?
che stamattina hai peccato? Non mi ricordo, perché è stato messo nel mare della dimenticanza. E io voglio dire una cosa, sta scritto in Romani 12, i versi 1 e 2, una cosa meravigliosa. Romani capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. A volte noi pensiamo che il nostro culto spirituale è basato nel potere, nel fuoco, nella gloria, nella profezia. E figurati, mi piace questo, è buono questo, ma il fuoco viene dopo. Il fuoco viene dopo del sacrificio, il fuoco viene dopo il scuotere la cenere. Oh, il tuo corpo è un sacrificio, il tuo corpo deve essere messo alla prova come un culto spirituale. E poi nel verso 2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, non per dire, non perché una persona ha detto, non perché una persona ha parlato, ma per esperienza. Non potete andare a casa e dire: sai che cosa è successo nella vita di un fratello? Sai che cosa è successo nella vita di una sorella? Sai che cosa è successo nella vita di un pastore? No! 11 stavano nella barca vedendo uno solo camminare sul mare. E sicuramente quell'11 avrà detto: ah, ma lui non ebbe fede sufficiente e stava affondando. Ma Pietro, quando arriva nella città, dice: però io sono stato lì nel mare. È molto facile criticare, Raffi, chi sta camminando sul mare. È molto facile criticare chi entra nelle acque, ma non riesci, perché siamo uomini di piccola fede. È molto facile dire: vabbè, ma questo è pazzo, quello vuoi andare oltre. Però uno solo ha dato testimonianza. Quando tutti i 12 andarono a casa, che cosa hanno detto? 11 dicevano: quel passo camminò sulle acque, ma ha dato solo 2 passi. E quell'uno, Pietro, ha detto: io ho dato 2 passi. Voi siete rimasti sulla barca. Siate trasformati per il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta. La Bibbia dice che la volontà di Dio è la nostra santificazione. È la nostra santificazione. E la Bibbia dice: senza il quale non possiamo vedere a Dio. Senza la santificazione non possiamo vedere a Dio. Ma prima di sacrificare, cioè prima di vedere a Dio, prima che il fuoco scenda, c'è bisogno del sacrificio del sangue. Dopo c'è bisogno di scuotere la polvere di dosso, c'è bisogno di lasciare. Io non sto parlando di coprire il peccato, non siamo nel Vecchio Testamento. Oggi abbiamo bisogno di lasciare il peccato. Dopo sai che cosa arriva? Il fuoco. Il fuoco rappresenta la potenza. E guarda, a volte anche nell'inizio del culto noi vogliamo già fuoco di Dio, fuoco di Dio. Sì, Dio manda il fuoco, ma quando noi già nella nostra giornata abbiamo sacrificato, perché vogliamo vedere il fuoco di Dio già all'inizio del culto, se in tutta la giornata non abbiamo né sacrificato né scuoto la polvere di dosso della nostra vita? E molte volte noi buttiamo il peso sull'altare. È dall'altare che deve venire il peso della gloria. La Shekinah di Dio verrà sull'altare. Io voglio dire una cosa: la prima volta che la parola Shekinah appare nella Bibbia, nel giorno in cui Asaf entra nel Tempio, Asaf non era sacerdote, Asaf non era cantore, Asaf era un strumentista e professore di strumento.
della guardia di Israele. E accompagnato Davide, poi dopo accompagnato il suo figlio Salomone, e lui era talmente desideroso di entrare nel tempio che è entrato prima del sacerdote. Umanamente Asafi doveva essere morto lì, perché il tempio doveva essere inaugurato, la Shekinah di Dio doveva scendere, solo come sacerdote entrassi con turibolo, con fuoco, con profumo di tutti gli animali che furono fatti come sacrificio. E non furono pochi. Salomone ha fatto molto sacrificio. Solo che Dio, quando vede, Asaf già aveva sacrificato. Asaf già aveva già gettato la sua vita, il suo cuore, il suo sangue, tutto davanti al Signore. E lui ha detto: non ce la faccio. Io voglio entrare. Voglio entrare nella presenza. Non mi importa, il Signore mi può pure uccidere. Vangelo è rischiare. Vangelo è rischiare. Vangelo è correre rischio. Vangelo è entrare, alleluia, nella presenza di Dio e non uscire più. Non è entrare e uscire quando va nel culto. Non è entrare e uscire quando sta ascoltando una canzone. No, il fuoco di Dio scendi, sì. La potenza di Dio scendi, sì. Ma solo se prima abbiamo fatto per dove facciamo. Verso 12 e 13, Raffaele, nella tua versione, cosa dice? Il fuoco sull'altare vi sarà mantenuto acceso e non si lascerà spegnere. Il sacerdote su di esso brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi farà fumare sopra il grasso dei sacrifici di ringraziamento. Il fuoco deve ardere continuamente sull'altare e non si deve spegnere. Amen? Che cosa rimane? La cenere? No, perché il peccato non deve rimanere nella nostra vita. Che cos'altro rimane? Il sangue? No, il sangue brucia pure, ma ciò che rimane è il fuoco. Il fuoco arderà continuamente sull'altare. E io voglio dire una cosa, fratelli amati, dov'è? Qual è la condizione del tuo altare oggi? Ogni volta che noi bruciamo il fuoco sopra l'altare, ma l'altare non è aggiustato, Dio non riceve il nostro culto. Noi possiamo pure venire al culto, noi possiamo pure venire nella casa di Dio, noi possiamo pure venire nel luogo del fuoco, ma Dio non riceve il nostro culto. Lo sai quando Dio riceve il nostro culto? Quando noi sacrifichiamo, quando noi gettiamo davanti al suo altare la nostra cenere, i nostri peccati. Dio ci sta chiedendo di tornare alla vera adorazione, alla semplicità. Io non mi preoccupo con crescita di chiesa. Ci sono grandi chiese e c'è una chiesa grande. Una chiesa grande può essere composta pure di due o tre. La grande chiesa di 3-4 mila membri, 5-10 mila membri, possono pure fare tante cose. E io voglio pure questo, perché quanto più persone salvate, gloria a Dio. Ma mi preoccupo di più con la chiesa. E se la chiesa sarà due o tre? E se la chiesa saremo solo noi? Voglio che la potenza di Dio rimanga sopra l'altare. Non si può beffare da Dio, dice la parola di Dio. Quello che tu semini, mieterai. È la Bibbia che dice: non se si può beffare da Dio, quello che tu semini, tu mieterai. E in questa sera io vi chiedo nel nome di Gesù di misurare il proprio altare della tua vita.
Non c'è bisogno che nessun altro entri per te, perché oggi noi siamo sacerdoti regali. Piuttosto in questa settimana è stato parlato molto in tutto il mondo dal ritorno del Signore, sapete? Che anche gli empi hanno parlato dal ritorno del Signore. Anche gli empi hanno detto di certo ciò che sta succedendo sono segni del ritorno di Cristo. Perché le pietre stanno parlando? Perché gli asini stanno avvertendo i profeti invece del profeta avvertire le città? Perché le pietre stanno creando bocca e parlando? La Bibbia dice che la creazione racconta il primato di Dio. Quando la creazione, quando il creato comincia a parlare, è perché gli altari sono spenti. E io non parlo di fuoco, di battesimo nello Spirito Santo, io parlo fuoco di santità. Io parlo di quel fuoco che brucia dentro di noi, che quando noi usciamo fuori dalla chiesa vediamo qualcuno che sta a terra, anche se sta in piedi, che sta nel peccato, che sappiamo che andrà all'inferno. E non facciamo niente. Piuttosto, oggi c'è una preoccupazione in criticare gli uni agli altri, in vedere quale sia il peccato di uno o gli altri. Nessuno vedeva qual era il peccato dei sacerdoti, perché il sacerdote entrava da solo. Il sacerdote non poteva entrare accompagnato. C'erano due cose che succedeva: quando lui entrava, tutti quanti ascoltava soltanto l'strumento che gli aveva addosso. Era una campana, e lui entrava bling, bling, bling. E quando lui usciva non dava la spalla alla presenza del Signore, lui usciva guardando l'altare. E quando lui usciva guardando l'altare, se la sua offerta fosse stata accettata da Dio, c'era rumore. Però se all'improvviso si fermavano i rumori, gli altri sacerdoti che stavano lì fuori dicevano: entriamo a prendere il corpo, perché era già morto. Allora, noi abbiamo bisogno di badare per la nostra propria vita. Noi abbiamo bisogno di badare per il nostro proprio altare. Non guardiamo gli altari degli altri, perché anche se lo possiamo avvertire a qualcuno che gli altari non sono stati in grado di ricevere il fuoco di Dio, saranno loro a muovere le proprie pietre. Mettete alla prova la vostra propria vita. Mettete alla prova il vostro proprio altare. Perché Dio vuole versare fuoco. Dio vuole versare fuoco. E il fuoco arderà continuamente sull'altare. Non si spegnerà. E il Signore ha parlato nel mio cuore. Io voglio versare il mio fuoco sulla Chiesa in questo tempo. Possiamo alzare le piedi, per favore? E a volte noi diciamo: come fa, Signore, a versare il tuo fuoco su di noi oggi se non è stato un culto di potere? Non è stato un culto in cui li abbiamo saltato in aria, non abbiamo danzato nella tua presenza, non abbiamo
profetizzato, non abbiamo fatto... Ah, non abbiamo ancora capito. Dio lavora come Lui vuole. La Bibbia dice in 1 Corinzi 10:31: qualunque cosa beviate, qualunque cosa mangiate o qualsiasi altra cosa facciate, lo fate per la gloria di Dio. Io voglio chiedere al gruppo di fare un cantico in questo momento.